al quale chiediamo subito l'analisi di questo match. Una falsa partenza per l'Inter, poi c'è stata la reazione, un gran secondo tempo, ma non è bastato. Ma sì, ma già alla fine del primo tempo la reazione c'era stata, purtroppo si sono verificati 3 episodi subito pronti via e loro hanno colpito sui nostri errori e loro sono stati molto 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 concreti. Poi noi abbiamo cercato di giocare anche in modo abbastanza spregiudicato, abbiamo creato i presupposti per pareggiarla, ma non ce l'abbiamo fatta. Molte proteste alla fine nei confronti del direttore di gara. Cosa dobbiamo fare? Quando ci sono 7-8 espulsi per parte vuol dire che qualcosa non quadra, ma non solamente da parte nostra, anche nella gestione. Non lo so se siano limpidi i primi 2 gol loro per quello che riguarda il fuorigioco, meno dalla nostra panchina sembravano molto dubbi, probabilmente ha ragione il guardalinea. In area di rigore del Palermo sono successi altrettante situazioni dubbie, mai niente è stato a favore nostro, può essere che sia così, lo rivedremo in televisione, purtroppo non possiamo più farci niente, e onore al Palermo che sono stati bravi a vincere la partita. Grazie a Vecchi.